Con Michela Catena al termine della partita tra Brescia e Tavagnacco, e proprio Michela è stata una delle migliori in campo per le friulane, quindi le chiediamo un po' un commento sulla partita. Abbiamo perso, purtroppo cercavamo un secondo tempo di ripartire da zero e cercare di recuperare la partita, però purtroppo Pala è stata espulsa, quindi ovviamente in 10 abbiamo fatto un po' più fatica, però ci abbiamo provato lo stesso, ovviamente presi due gol un attimo è stato un po'... colpo così a botta secca, abbiamo provato a attaccare, a cercare di fare 2-1 oppure anche l'1-0 subito dopo è venuto il loro gol, quindi un attimo ci ha spiazzato. Dopo abbiamo preso pure il secondo e abbiamo fatto un po' fatica sia dalla difesa, al centrocampo e dall'attacco a unire tutte le parti. Adesso bisogna subito voltare pagina, sabato arriva la Roma, quindi insomma vi aspetto una settimana di lavoro. Sì, certo, giocheremo contro la Roma in casa, cercheremo di riscattarci, di dare il massimo per portare a casa 3 punti che sono sempre fondamentali. Un'ultima cosa, tu sei soddisfatta di questo tuo inizio di stagione, di queste 3 partite insomma? Diciamo che nelle prime 2 avevo un po' di risentimento al quadricipite, quindi non sono riuscita mai a dare il massimo. Oggi vengo da comunque una settimana un po' che è andata un po' intermittenza e ho cercato di dare il meglio, se basta, cioè non basta mai, però cerco di fare il meglio sabato e le partite a venire.